Nessun pedaggio per ora sull'asse attrezzato. Lo sottolinea Guerino Testa, parlamentare di Fratelli d'Italia, che replica all'onorevole del PD Luciano D'Alfonso in merito al rischio paventato in caso di gestione totale ANAS dell'opera che da sempre è tra le più strategiche per l'intero territorio abruzzese. Vengo colto di sorpresa. Per pensare e parlare di pedaggio oggi, peraltro per uno come il sottoscritto che ha fatto una battaglia nel 2010 e ha evitato questa possibilità, mi fa un po' sorridere. Sorrido perché oggi creare allarmismi che non sono all'ordine del giorno è solo controproducente nei confronti dell'Abruzzo e degli abruzzesi. L'allungamento dell'arteria fino al porto, che attraversa la zona industriale della Val Pescara, oggi diventa area assolutamente nevralgica per lo sviluppo dell'economia del territorio e va inserita nel contesto più ampio delle infrastrutture, delle ZES, le zone in grado di favorire l'insediamento delle imprese, della velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma, ma anche dei lavori sui cargo annunciati dal presidente della Saga Vittorio Catone. Il primo step riguarda i contenziosi e dunque i debiti. Sulle risorse giudicate come insufficienti da D'Alfonso, Testa precisa. Il centrodestra, grazie al Premier Meloni, grazie a un grandissimo lavoro fatto dal Presidente Marsilio e dagli attuali parlamentari abruzzesi, e ringrazio anche i colleghi di Forza Italia e della Lega, hanno portato a casa un risultato storico. Perché nella prima finanziaria, dopo 2 mesi di lavoro, abbiamo fatto atterrare sul nostro territorio 14 milioni per chiudere un contenzioso atavico, come diceva lei. I debiti, da quello che mi risulta, sono circa 15 milioni, però si possono fare intavolare anche delle trattative per chiudere a saldo e stralcio alcune partite. Quindi il risultato ottenuto è un grandissimo risultato che in tempi passati il centrosinistra, anche con ministri della stessa parte politica, non erano riusciti ad ottenere.